90 minuti da vivere con il cuore all'Olimpico e la testa al Curi. Ancora 90 minuti decisivi, proprio come lo scorso anno. Per la Lazio, un altro finale thrilling. Sugli spalti, 60.000 tifosi amareggiati, arrabbiati per i veleni delle scorse settimane. Nessuno ha ancora voglia di sognare. Tutti pensano ad un campionato dove l'ultima pagina è stata già scritta, chissà da quale autore. La partita contro la Regina comincia in un clima surreale, con mezza curva nord fuori dello stadio in segno di contestazione contro il Palazzo. In campo la squadra sembra non credere nel miracolo. La carica, allora, la suonano gli argentini. La grinta di Simeone e la regia di Verón illuminano una manovra che stenta a decollare. La Regina fa la sua parte. Conquistata la salvezza, c'è voglia di chiudere con dignità la stagione senza regalare niente. C'è anche qualche scintilla con Couto e Cirillo protagonisti. Poi la svolta. Mancini pesca Inzaghi, la sua sponda per Nedved viene fermata in aria con un braccio da Brady. Borriello non ha dubbi, è calcio di rigore. La trasformazione di Inzaghino è centrale ma vincente, è il suo 19° gol stagionale. Passano 3 minuti e la storia si ripete. Pancaro si invola sulla fascia, il contatto con Morabito sembra evidente ed anche questa volta Borriello concede il penalty. Le immagini rallentate però alimentano qualche dubbio. Cambia rigorista, da Inzaghi si passa a Verón, ma il risultato è lo stesso, pallone in rete e gioia sugli spalti. La gente comincia a crederci, anche perché a Perugia la Juventus non riesce a sgretolare la tenacia di Mazzone della squadra umbra. L'intervallo dura un'eternità, 35 minuti, quasi un'altra mezza partita. Al Curi la gara non riprende e da allora tutti al telefono per garantire la regolarità del campionato. I giocatori allentano la tensione facendo un po' di torello, mentre i tifosi temono un'altra beffa. Si decide di ripartire e la Regina concede un paio di chance alla Lazio per chiudere la contesa, ma Inzaghi e Salas graziano Taibi. Ed ecco allora spuntare di nuovo la grinta argentina. Verón è la mente, Simeone il braccio del 3-0 laziale. Il Ciolo si conferma una pedina determinante della scacchiera biancoceleste. La partita finisce qui. Il 7° sigillo laziale nelle ultime 8 gare è ormai archiviato. Poi ancora un tuffo al cuore per l'uscita di scena di Roberto Mancini, dall'addio al calcio dopo 541 perle. Sa di appendere gli scarpini al chiodo, ancora non pensa di vincere il suo secondo scudetto in carriera. Intanto monta l'entusiasmo dei tifosi, Borriello è costretto ad usare l'arte del buonsenso, poi tutti in attesa del risultato di Perugia. Al gol di Calori il boato è assordante, al triplice fischio di Collina c'è spazio solo per una grande gioia, attesa dalla Roma biancoceleste, 26 anni. Grande festa della Lazio è tutta qui. Quando il tabellone annuncia il gol del Perugia, l'Olimpico esplode, le bandiere sventolano, le urla si sprecano e qualcuno piange di gioia per uno scudetto atteso 26 anni. Uno scudetto pieno di polemiche ma sofferto e bellissimo fino all'ultimo minuto e anzi oltre. A rendere tutto più bello ci ha pensato la sofferenza dei tifosi, l'attesa infinita vissuta come sempre appiccicati alla radiolina, aspettando la fine della partita di Perugia. Una sofferenza senza fine. Ne faccio più da giù. E mai o vinci o perdo, spareggi ancora peggio. Speriamo di finire così. È indescrivibile la sofferenza. Adesso Inzaghi ha appena tirato fuori. Ha tirato fuori e... non lo so, Non finisce mai sto scudetto. Non finirà mai. A raccontare meglio l'intreccio di speranza, passione ed esultanza ci pensano le immagini, le istantanee di un tricolore che non hanno bisogno di commenti e parole e che fanno contenti anche quelli che c'erano una volta come Bob Lovati. Più bella questa festa o quell'altra, quella lontana? Ma direi che le feste più belle sono le ultime, questa. Tutto il resto lo fanno le facce e i cori di quelli che potranno dire c'ero anch'io il giorno di questo scudetto. Si va avanti così, fino a sera sul prato dell'Olimpico ormai senza erba per portare a casa un ricordo in più. L'altoparlante trasmette le canzoni della Lazio fino all'ultimo grido, quello di sempre. L'aquila che vola, stavolta è finalmente sullo scudetto. Quanti giocatori nella storia del calcio possono dire, come oggi i laziali, di aver assistito alla conquista del proprio scudetto attraverso la televisione? Di solito il titolo lo si vince e lo si conquista in campo, ma oggi è avvenuto tutto attraverso il tubo catodico e sono stati momenti da psicodramma. D'altra parte, nell'era della new economy, anche il maggiore azionista vive così il destino della propria squadra, al quale è legato anche quello in borsa. Ma oggi conta soprattutto il cuore, quello stesso cuore che è stato messo a dura prova per un tempo che sembrava interminabile.
tutto vissuto davanti allo schermo, giocatori come tifosi. E poi festa, gioia, follia, senza limiti, senza freni. Eriksson più è sudato e più è bello. Bello, bello, bello. È bellissimo. Sofferto tanto, ma è il suo primo scudetto in Italia. Sì, spero che non sia ultimo. Bellissimo, guarda, non mi sto ancora rendendo conto di quanto è bello. Il tuo primo anno e subito scudetto qui. Non pensavo neanche io che fosse così bello. Troppo contento. Senti, a tuo fratello devi dire qualcosa. Grazie per lui, però ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Ringraziamento a tutta la gente e anche alla squadra perché non abbiamo mollato nel momento più importante della stagione. Quanto ci credevate fino a questa mattina? Era duro a credere, però nel calcio sempre c'è giustizia. Quanto è stato duro vivere quei momenti quando è finita la vostra partita e c'è stata l'altra? Quegli ultimi 5 minuti, incredibile. A chi lo dedichi tu? A chi lo dedichi? A tutta la gente e alla mia famiglia. Fabrizio, sei in forza fortuna, sei arrivato al primo anno con la Lazio, sì. Lo scudetto. È fantastico, oggi è stata una soddisfazione troppo, troppo grande, penso che anche chi non è tifoso della Lazio sia contento, perché oggi abbiamo coronato questo scudetto meritandolo veramente. Si prova in questo momento. Grazie a Dio, niente altro, grazie a Dio siamo qua campione, lo meritiamo tutto l'anno, siamo tutti contenti, grazie a Dio. È meritatissimo questo scudetto. Meritatissimo, eh. Meritatissimo.